che stiamo vivendo ci sta portando anche ad avere qualche opportunità finalmente. Mi riferisco al Recovery Fund e quindi a quello che sarà un piano anche per le infrastrutture abbastanza corposo. Oggi sono voluto venire qui perché al sindaco Alfano, sindaco di Castelvetrano, ho voluto portare una bella notizia, che è quella che al Ministero abbiamo dato mandato ad ANAS di partire con il progetto tecnico di fattibilità economica della Castelvetrano Gela, una importantissima arteria autostradale, quindi doppia carreggiata, quattro corsie per senso di marcia, un investimento importante che da uno studio di fattibilità preliminare si aggira fra i 4 miliardi e mezzo e i 5 miliardi di investimento, e quindi un'opera che finalmente comincia a muovere i primi passi verso quella che deve essere poi tutta la fase di progettazione, autorizzativa e quant'altro. È un fatto importante perché adesso cominceremo dai primi mesi del prossimo anno a coinvolgere tutti i territori, quindi ho chiesto oggi in questo incontro al sindaco Alfano di rendersi come punto di riferimento e coordinatore di tutti i sindaci della zona. Lo farò anche col sindaco di Gela in un analogo incontro, e chiaramente anche con il sindaco di Agrigento, perché sono i tre grandi centri nei quali chiaramente si snoda tutta questa arteria. 166 km, la chiusura dell'anello autostradale, una cosa veramente importante per il nostro territorio, e che finalmente ci dà una prospettiva nuova. Si è per troppo tempo perso tempo, ecco, per questa arteria, e non si è mai, diciamo, nessuno messo a lavorare seriamente. Io invece, appena ho messo piede al Ministero delle Infrastrutture, la prima telefonata che ho ricevuto è stata proprio quella del sindaco Alfano, che mi ha detto: adesso è il momento, adesso è il momento di cominciare a lavorare su questa cosa. Mesi di lavoro, mesi di interlocuzioni sia con ANAS per tirare fuori i vecchi progetti che ci sono stati, e mesi di lavoro anche con la struttura del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, proprio per dare mandato alla progettazione con un piccolo finanziamento di 15 milioni di euro. Oggi finalmente siamo arrivati, e questo è un primo passo importante che chiaramente dovremo seguire. Me ne vado con la mano in bocca, ovviamente. Perché? Perché la felicità di questa bella notizia viene rovinata invece da quelle che sono le cattive notizie che territorialmente poi arrivano. Ora andremo a fare visita e porterò la mia solidarietà a questo comitato che si batte contro il depotenziamento dell'ospedale di Castelvetrano. Scelta che definisco scellerata e soprattutto incomprensibile da parte dell'assessorato regionale, perché non capisco come sia possibile depauperare un territorio, lasciarlo privo della necessaria copertura sanitaria, soprattutto in un periodo come questo in cui invece dovremmo potenziarla la presenza sanitaria sui territori. Dovremmo fare più posti letto, più terapie intensive, quindi potenziare appunto la presenza della sanità in maniera più capillare sul territorio, per dare anche ai cittadini la possibilità di poter stare tranquilli in questo momento invece di grandi perplessità, di grandi dubbi e di grandi paure.